Vabbè, andiamo a curiosare nei salotti dei cantanti italiani. Dove andiamo adesso? Andiamo da Marco Masini. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Allora, sei tanto attivo nei social, continui a tenere compagnia alla gente che resta a casa con la tua musica e naturalmente non potevamo non invitarti qui per appunto dire nuovamente agli amici che ci stanno ascoltando di restare a casa, di portare pazienza che è per il bene di tutti. Beh sì, credo che ci sia da, da segnalare questo, cioè il senso di responsabilità degli italiani sta cominciando a diventare importante e il paese credo che sia un paese molto unito che senta questa responsabilità e che si stia adeguando in modo da poter combattere e vincere questa battaglia. Senti, tu sei anche un grande appassionato di calcio, che fai? Palleggi in tinello per tenerti in allenamento per quando si tornerà a giocare con la nazionale dei cantanti? No, 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 prima di tutto io fortunatamente non sono più in campo. Marco, mi spiace. No, nel senso sono direttore tecnico, allenatore nazionale, però la vivo come dirigente, nel senso ormai a 56 anni le scarpette si attaccano al chiodo perché abbiamo dei ragazzi che arrivano dai talent, dei ragazzi giovani che vanno veramente a mille all'ora, quindi però pensa a Raimondo Vianello, no? Fino a quanti anni ha giocato? Beh sì, però erano altri tempi, il gioco del calcio era più lento, adesso dobbiamo andare più veloci, ci vogliono. Vabbè, ragazzi, allora ti metti lì a diramare le convocazioni. Già, facendo il CT. Beh sì, beh, è una bella responsabilità perché faccio un po' di raccordo tra quella che era la vecchia generazione, quindi i senatori, ragazzi giovani che si avvicinano alla solidarietà. In questo momento la solidarietà credo che sia importantissima, quindi in questo momento la nazionale sta vivendo un momento importante, infatti ha messo a disposizione anche il 45527, un numero per donare ovviamente e per aiutare l'emergenza coronavirus, quindi credo che i giovani si stiano avvicinando alla nazionale perché hanno voglia di divertirsi, hanno voglia di far del bene, hanno voglia di sentirsi bene con se stessi, quindi credo che sia un'occasione già da settembre in poi, quando riprenderemo, speriamo di poter riprendere ovviamente, per poter dare un contributo ancora di più attraverso i giovani. Vedi, io lì ti volevo portare e tu mi hai letto nel pensiero, hai raccolto l'assist e hai fatto gol. Bravo Marco, allora noi ti ringraziamo tantissimo di essere venuto qui in diretta con noi naturalmente e insomma speriamo davvero che a breve ci sarà appunto questa partita del cuore per raccogliere ulteriori fondi, quindi grazie mille Marco. Grazie a voi, un abbraccio, a presto.